Ciao a tutti, benvenuti in questo video di YouTube Tutorial. Quello che vi voglio spiegare in questo video è come fare a utilizzare un video un po' come una specie di cavallo di Troia. Vi spiego, usate un video qualsiasi, condividendolo, ma insieme condividete anche una vostra playlist o la playlist di qualcun altro che volete, diciamo, appunto condividere. Questo può servire perché se ad esempio condividete un video musicale su un gruppo o su un social dove si parla di musica, condividerete questo video, ma poi la playlist che sarà di fianco sarà una vostra playlist scelta, che potrebbe anche non essere di musica. Poi sta a voi decidere se fare o no questa operazione e come farla. Vi dico soltanto che quando condividete un video di YouTube su altri social è meglio non farlo troppo spesso, perché se no diventa spam e può anche dare fastidio. Questo è un consiglio che mi sento di darvi. Ma andiamo subito a vedere sul nostro schermo. Ecco qua, andiamo in transizione, perfetto. Adesso siamo sullo schermo. Vediamo un po'. Questo è un video di cucina del mio canale di cucina. Quello che è importante è, io sbagliavo, copiavo questo link, invece no, bisogna andare proprio in condividi e cliccare su copia. Copiamo questo link https youtube.be eccetera. Poi andiamo, togliamo, nella blocco note o in qualsiasi altro, potete copiare dove volete, incollate quel link e poi mettete una e commerciale, e la e commerciale sarebbe la end. Questo è molto importante. Dopodiché, a questo punto possiamo anche andare a chiudere questo video e andare su una playlist, l'ho già aperta. Allora, della playlist copiamo solo quello che c'è prima di youtube.com, playlist, poi punti domanda, liste, eccetera. Lo copiamo, CTRL C, e lo incolliamo, CTRL V. Ecco qua, verrà questo link un po' lungo, che se andiamo però a vedere, incolliamo. Vediamo su YouTube, però se questo lo postiamo su come link su qualsiasi social, avremo questa cosa: un video di un canale, questo infatti da Pane Salame di Milano, con la playlist di un altro canale che è il mio canale principale. Capite che se io condivido questo video su un canale di cucina, magari anche molto grande, vedranno il video di cucina, però poi vedranno anche i video. Potrebbero essere interessati a guardarli. Insomma, diciamo che per quello non sono sicurissimo che questa tecnica sia assolutamente in linea con. Intanto io mangio una patatina, mangiavo una patatina perché adesso non posso più. Diciamo, non so se è proprio in linea con le linee guida di YouTube, però siccome si può fare, non è vietato. Se fosse vietato, ci sarebbe scritto da qualche parte che non si può fare. Quello che vi dico, e vi ho già detto prima, appunto, non utilizzatelo spesso questo metodo, perché poi potrebbe, diciamo, generare discussioni sullo spam o meno, soprattutto in gruppi molto numerosi. Intanto, per il momento è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Naturalmente vi invito ad iscrivervi al mio canale, questo qua. Sì, qui non si potrà cliccare, immagino. Comunque iscrivetevi al mio canale. E guardate i miei video di Milano Misteriosa che avete visto nella playlist che avevo condiviso. Vi ricordo che questa cosa si può fare con qualsiasi video, anche video di altri canali, non vostro, e con qualsiasi playlist. Potete prendere il video di qualcuno e la playlist di qualcun altro, unirle assieme e condividerle su un social, qualsiasi social. E basta, finito. Vi saluto, ciao ciao, al prossimo video!